Salve ragazze, andiamo oggi con questo nuovo make-up. Io ho già messo la mia crema di Vichy per idratare bene la pelle e adesso andiamo anche a mettere questo rimpolpante per le labbra che le va a idratare e a preparare poi per il rossetto. Andiamo con il correttore, applico questo della palette e lo applico prima del fondotinta e anche dopo. Lo applico anche ai lati del naso. E in queste pieghe nasolabiali. Vado anche sulla palpebra. Ok. Ora vado col mio fondo di Astra che mi sta piacendo tantissimo. Applico sulle guance, sulla fronte, sul naso, sul mento e sul collo. Non dimenticate di stenderlo anche sul collo perché altrimenti si farà l'antiestetico riga tipo mascherina che va dal viso al collo. Stendo il mio fondo con il pennello di Kiko. Lo stendiamo bene, vicino anche l'attaccatura delle orecchie, sempre per evitare discromie e differenze tra viso, orecchie e collo. Quindi insisto anche sul collo, in modo appunto anche sul décolleté, in modo da non vedere differenze di colore. Bene. Ora riprendiamo la palette dei correttori e vado a stendere di nuovo il correttore, però questa volta più chiaro, in modo da illuminare bene la zona delle occhiaie. E ricordatevi sempre che il correttore deve essere di un tono più chiaro del fondotinta. Ora applico da questa bella cialda di Wycon questo illuminante che mi fa da cipria per opacizzare e per fissare il fondotinta, però allo stesso tempo dà un effetto luminoso. Naturalmente insisto sempre su collo e décolleté. Ok, prendiamo la palette degli ombretti. Quella di Make Up Revolution, scegliamo un bel color vinaccia, bordeaux. Sapete che mi piacciono questi colori piuttosto vivaci. Con un pennello a lingua di gatto andiamo ad applicare l'ombretto sulla palpebra mobile. Cerchiamo di metterlo naturalmente in maniera un po' allungata in modo di dare un pochino di profondità e di occhio appunto con l'effetto allungato verso l'alto. Togliamo eventuali sbavi di ombretto. Aggiungo questo bordeaux. Diciamo con i brillantini, brillantinoso, e vado solamente in una parte della palpebra, non in tutta.
sempre con lo stesso pennello. Andiamo anche un pochino all'interno dell'occhio, ecco, un po' all'interno, ok. A questo punto sfumo bene. E metto la matita nera di Wycon all'interno della rima inferiore. Sapete che per me un trucco agli occhi non è completo se non metto la matita e l'eyeliner. Quindi andiamo di matita nera. Questa di Wycon mi piace veramente moltissimo. E naturalmente il mio solito eyeliner sbrilluccicoso. E tracciamo la riga. Sapete che io sto zitta quando metto la riga dell'eyeliner perché è un momento di trucco che richiede concentrazione. Tracciamo una bella riga anche nell'altro occhio, naturalmente. Mi piace molto la riga molto allungata. Diamo una bella ripassata. E ora mettiamo il mascara di Astra. Le mie ciglia, lo sapete, sono piuttosto lunghe però dritte. Quindi cerco di insistere appunto con lo spazzolino del mascara per cercare di curvarle un pochino. Ma prima o poi sono sicura che utilizzerò il piegaciglia. Insisto per cercare di curvarle un pochino, ecco, cerchiamo di curvarle. Ok. Ora uso la mia palette di Too Faced e con un po' di terra scaldo un po' tutto il viso. Quindi ricordatevi questo movimento che vi ho spiegato l'altra volta, ecco, dovete fare 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. È un movimento abbastanza facile che però vi permette di scaldare i punti cruciali del viso. 1, 2, 3. 1, 2, 3. È molto semplice. Insistiamo anche sul collo. Evitiamo sempre di fare l'effetto mascherina. Quindi avere il viso e il collo di colori diversi. Ok. Ho semplicemente scaldato un po' con l'incarnato. Ora, sempre con la stessa palette, applico l'illuminante. L'illuminante, i punti sapete, sono gli zigomi. Guardate come si vede bene, guardate che bello. Quindi gli zigomi, la fronte, il naso, la punta del naso. E il mento.
Sempre con la stessa mia palette vado a utilizzare questo blush rosa. Facciamo questo movimento, questo piccolo sorriso e facciamo uscire la guancia. Cerchiamo di metterlo sempre un po' all'insù, in modo da cercare di dare questo, come dire, quest'impressione appunto di alzare un po' il viso. Coloriamo anche il mento. Bene. A questo punto, con un fazzolettino, tampono il rimpolpante che avevo messo prima. Le labbra sono bene idratate e adesso andiamo con il rossetto liquido di Wycon che mi ha regalato mia figlia, che è di un rosso brillante spettacolare, e vado a stenderlo. Questo rossetto di Wycon si chiama Liquid Matte ed è veramente bellissimo il rosso. Vi ricordo che però è un rossetto che rimane sempre lucido e morbido, non è un rossetto di quelli che poi diventa matte e no transfert. Questo rimane sempre morbido sulle labbra. E vi devo dire che è un bell'effetto perché è molto confortante. Le labbra appunto risultano sempre belle morbide. Il rosso vi posso assicurare che è davvero bellissimo. A questo punto mi sono aggiustata i capelli, ho messo gli orecchini, vi faccio vedere il make-up finito. Vi faccio vedere anche appunto l'ombretto agli occhi. Ragazze, quindi anche per oggi il make-up è finito. Vi faccio vedere gli accessori, il cuore, gli orecchini. Vi mando un bacio.